Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, ho ordinato su Amazon, su uno di quei link che vengono consigliati, questo set per piccoli interventi sugli orologi. Volevo vedere un po' e toccare con mano, vedete, come era composto. Partiamo subito al grande. Voglio vedere questo perché è uno dei più utilizzati. Voi non ci crederete mai, ma per chi ama il vintage, questo è il più utilizzato in assoluto. Tiro via sotto questo, ma lo metto da qua da parte solo perché così la telecamera mette bene a fuoco questo. Sentite il mio cane che fa la guardia. La bestia. Allora. Allora, vediamo questo qua un attimino. Bello, bello direi, molto bene. Vedete la punta come è irregolare? L'ho appena comprato questo, eh? Questa punta, per come è irregolare, rovinerà 99,9 periodico su 100 il vostro fondello. Beh, allora lo possiamo chiamare lo sbidigudi questo, ok? Io questo lo chiamerò sbidigudi, bocciato. Andiamo avanti. Qua abbiamo l'apricasse invece per quelle che sono a vite. Ora vi spiego. Quando qualcuno vi dice che questo attrezzo è solido e pesante, non vi sta raccontando che questo attrezzo da fermo, quindi non lo sto regolando. Vedete le viti qua di regolazione che allargano e stringono questi due denti che sono intercambiabili, o questo che si agisce da questa manettina. Vedete, tac. Il problema di questi qua è che guardate il gioco che ha. Uno, due, lo vedete? Quando andate a mettere nelle apposite tacche del fondello quello che vi danno dentro, che è un set adattabile, che è questo, avete già rovinato le tacche del vostro orologio, del vostro fondello, perché non essendoci presa precisa, tac, ve le segna. Questo lo chiameremo lo sprap and puff. Quindi abbiamo conosciuto finora lo sbidigudi e lo sprap and puff. Poi abbiamo trappola da viaggio. Questo dovrebbe essere tipo una morsetta, un trappolino. Oh, questo ve lo voglio far vedere. Questo è uno di quelli che aspettavo da testare. Guardate adesso la punta. Attenzione, eh. Vedete come dal centro dell'asse è sempre spostata? Questo non fa altro che rovinare il foro dove c'è dentro il vostro pin e la maglia. Andrà a toccare dentro chiaramente il contorno della maglia e ve lo rovina. Ora io poi vedrò se qua si riesce a raddrizzare questo pernino qua, se era addrizzabile o no, lo vedremo. Questo come lo chiamiamo? Ma chiamiamo Spreckenfilk. Spreckenfilk. Poi abbiamo, ah, eccolo qua. Questo dal colore piace a tutti. Dice, cavolo, guarda qui, c'ho un cacciavite che è spettacolare perché tu mi devi credere, apro tutti gli orologi con quel cacciavite perché è un professionale. Sì, perché è colorato. Ora andate a vedere la punta. Vediamo se la vedete la punta. Se riesco a metterla bene a fuoco. La vedete? Guardate che roba. Vi segna la vite subito. E se uno non ha la manualità,
si ritrova con la vite segnata, sbeccata. Bocciato anche questo. Andiamo avanti perché ce n'è un altro molto bello da vedere. Come che non è il primo che compro, lo so, però era giusto farvi vedere da nuovo quello che succede, se no uno dice magari non sei giusto Glauco, non sei giusto. Guardate questo. La vedete l'irregolarità? Questo vi rovina l'interno dell'ansa immediatamente. Come lo appoggiate per provare a togliere le spinette a molla per i vostri cinturini. E qua ce n'è un altro, vediamo. Qua così poi ci saranno questi qua. Aspettate, aspettate, che qua ce ne sono. Ce n'è per tutti i gusti qua. Anche questo c'è. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Stessa qualità. Qualità, vabbè. Appassionati di orologeria. Se uno ha passione, ama i suoi orologi. E gli orologi vanno accarezzati, ragazzi. Ogni orologio ha un suo strumento preciso, strumento che deve accarezzare il vostro orologio. Ora vi faccio vedere il mio orologio del giorno, questo splendido Tissot. Ecco, vi faccio vedere questo, guardate, guardate che roba. Li vedete tutti questi segni? Li vedete tutti questi segni intorno alla cassa? Sono stati causati da gente che nel tempo, maldestramente, ha maneggiato l'orologio con questi affari qua. Il nostro Sbidigudi, ricordatevelo, questo è lo Sbidigudi. Questo ha rovinato l'orologio, l'orologio che poi ho fatto ricromare, ho fatto sistemare in maniera impeccabile perché gli orologi mi piacciono perfetti. E ora vi faccio un esempio. Se dovete andare a svitare un dado del 13, ok, utilizzate 13, perché se utilizzate una chiave universale come quella che può essere questa, che qualcuno vi dice che è pesante e robusta, se utilizzate una chiave d'occhiello, quindi a rullino, scusate, sì, il dado lo tirate giù, quasi sicuramente, ma quel gioco che ha il rullino nella chiave inglese universale vi andrà a sbeccare i due lati del dado, e in orologeria non ci possiamo permettere queste cose. L'estetica è tali e pari, deve essere perfettamente a pari della sua meccanica. Ragazzi, gli orologi vanno accarezzati, e per accarezzare gli orologi serve semplicemente i suoi attrezzi. Mi raccomando, questo set che avete visto è costato 21 euro, ci compravo in fornitura due cacciaviti fatti bene e sapevo di poterli utilizzare senza problemi su gran parte degli orologi. Mi raccomando, tenete a mente che non sempre chi vi sta dicendo qualcosa lo fa per il vostro bene. Un abbraccio a tutti.